stiamo dormendo a casa mia, non dorme nessuno, però ovviamente con calma. Buongiorno, per la mia bella tazza di caffè. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Voi come fate colazione? Io già ho preparato un caffè, ci sono i biscottini per qualcosina in più, abbiamo il panettone, il miele. Scusate, io uso il miele locale, giustamente uso il miele locale, non uso il miele quello, se posso uso quello locale che è quasi finito. Poi oltretutto, regista, ci siamo finiti quasi del tutto il miele. Regista. E poi ovviamente voi non vedete che l'ho preso, ma ho preso anche l'aloe già stamattina. Eccola qua. Eccola. Già presa, fatta colazione. Eccola. Diciamo una mezza colazione dei campioni. Una mezza. Però ovviamente non manca il panettone. E ho già messo a scongelare sia il pollo che l'arrosto per domani. Ovviamente il regista ve lo fa vedere, perché giustamente me lo fa vedere. Quindi niente, noi ci aggiorniamo durante la giornata. Ciao! Io sono stanca. Siamo a mezzogiorno, ma io sono stanca. Oggi per pranzo, veloce, visto che stasera è tutto di magro, come si dice qua nelle Marche. Di magro, di pesce. Stasera si mangia pesce, vigilia. A pranzo mi attengo una semplice pasta con le vongole, senza guscio, ma è con le vongole, per cui oggi pasta con le vongole. E poi nel primo pomeriggio cominciamo a cucinare per questa sera. Voi a che punto state? Pranzo fatto, adesso caffè, rigorosamente napoletana. Bisogna cominciare. Ormai è il momento di cominciare a preparare per la cena e anche per domani. Però io intanto faccio la schicchignosa e correggo il caffè, perché ci vuole quel gusto giusto che ci vuole per dare quel tocco di grinta in più al caffè. Non sono un amante dei liquori, però questo ogni tanto tira su il morale. E visto che c'è da fare l'arrosto per domani, c'è da fare il brodo per domani, c'è da fare il baccalello stoccafisso per questa sera, poi c'è da fare il pangasio per questa sera, e poi c'è da fare tutto quell'altro che c'è da fare. La giusta carica ce la dobbiamo dare. Yes. Questo è il tocco giusto, eh? È il tocco giusto. Per cui io adesso pulisco in cucina, perché prima devo lavare i piatti. Fatti i piatti, si comincia. Per cui non allontanatevi, rimanete nei bracci. A dopo. Io sono pronta per partire. Prima cosa da far cucinare, questo. Lo stoccafisso che io, per norma e regola, metto a insaporire la sera prima, in modo che si insaporisca per bene con tutti gli odori. E io qui ci ho messo lo stoccafisso, pomodoro, sedano, cipolla, carota, prezzemolo, sale, olio. Adesso ci vado ad aggiungere l'acqua e faccio andare tutto in cottura. Tra poco metto anche un po' di pomodoro, perché lo vogliamo rosso, lo stoccafisso. Poi a metà cottura andrò ad aggiungere le patate.
Io già sono stanca, e non ho ancora cominciato, insomma. Adesso sto tagliando le verdure per fare l'arrosto per domani, che mi porto anche avanti con quello. Per cui le mie belle verdurine sono pronte. Poi nello stoccafisso ho già messo le patate. Eccole qua, vedete? Io piano piano le faccio andare fino a quando non si ritira, fino a quando non si cuoce il tutto. Poi, che non è? Che credete che non ho fatto altro? Momento! Ho già anche preparato, regista se mi segui, grazie, ecco. Ho già preparato l'arrosto insaporendolo, ma non nel modo che pensate voi. Io solitamente all'arrosto faccio le punturine con acqua e sale. E voi direte, ma a che serve le punturine con acqua e sale? Serve, perché insaporisce la carne all'interno e diventa più buona. E già questa è bella pronta, per cui già si sta... E qui ho anche già preparato il pangasio per questa sera con tutti gli odori. Qui oltretutto, invece di metterci la cipolla, ci ho messo un bel pezzetto di porro, per cui questo si insaporisce e più tardi accendo e metto a cuocere anche quello. E in teoria io non ho ancora finito. Devo andare a fare una doccia. Oh mamma. Continuiamo con questa avventura. Scusate, ma io già sto addentando qualcosa prima di cena. Ho preparato delle stelline con del pane e cereali e del pancare semplice, che andrò a condire con queste, con questa crema al tonno con le arance e con questa crema al tonno con i peperoni. Ma siccome a me non basta farle così semplici, le vado a tostare un pochino in padella per dargli un po', e poi andrò a preparare il salmone, perché devo preparare anche il salmone per questa sera. L'arrosto è già mezza cottura fatta, per cui comunque la storia continua. Allora, ci siamo, eh? Ho fatto il salmone affumicato marinato con succo d'arancia, succo di limone e olio. Poi ho fatto le tartine con la crema di tonno ai peperoni semplice, e avevo detto di fare anche con il tonno all'arancia, ma alla fine ho cambiato nuovamente perché volevo qualcosa di diverso, per cui ho fatto semplicemente un pomodoro e una mezza oliva e basta. Questi gli antipasti. Il tavolo è, diciamo, pronto. Chi non è pronta sono la sottoscritta, ma rimedieremo forse, chi lo sa. Nel frattempo il mio pangasio si sta anche cucinando, e per cui niente, siamo pronti quasi per festeggiare. Anche il pangasio ormai è bello pronto, manca pochissimo, per cui per cotto è stracotto, però è... Spero di aver finito per adesso. Avevo promesso di cambiarmi. Non ce l'ho fatta. Ho appena finito di lavare i piatti e sono le 10 di sera. Che altro vi devo dire per adesso? Ci rivediamo domani mattina con nuove ricette, perché quello so. Domani mattina ci aspettano altre ricette. Per cui questa sera era tutto perfetto. Va bene così. Per il momento vi auguro una buona notte e mi raccomando, non muovetevi. Ritorniamo domani mattina. Sto di nuovo qui con voi domani mattina, per cui riposate bene e poi ci rivediamo domattina. Ciao! Buongiorno! È un buongiorno, sì, dai,
non ci lamentiamo, dai. Buon Natale soprattutto, buon Natale, oggi è Natale, buon Natale. E io, di buona lena questa mattina, ho già preparato la gallinella, il mio brodo di gallina, nella mia crusette, è già bello avviato, eh? Guardate un po' che bello che è. C'è un profumino, si sente il profumino, regista? Sì, eh. Questo adesso lo lasciamo andare per un po' e poi quando è pronto avremo un lesso che sarà buonissimo, un bel brodo per farci i cappelletti, l'arrosto l'ho messo in forno a finire di cuocere e niente, adesso mi dedico a far colazione, no? Giusto? Stavolta sono bella ghindata, eh? Mi sono lavata, mi sono sistemata. Adesso finisco gli ultimi dettagli, si spera. Sapete perché? Perché io qui ho il brodo per i miei tortelli. E questo è andato. La gallina è da sistemare. Andrò a condire con un po' di giardiniera. Sto affettando la carne, dopo dovrò fare anche l'antipasto, per cui mi devo sbrigare. Per adesso stiamo a questo punto, tra un po' aggiorniamo anche quello, va bene? E rieccomi nuovamente al vostro cospetto, non scherzo! Adesso sto affettando il salame, un salame tipico locale poi, non è... Ve l'ho detto, se posso uso tutti i prodotti locali. Questo è un salame di mezzaluna di una ditta locale qui della zona. Per cui antipasto con della porchetta, del salume locale, un po' di olive e carciofini roba varia di Eurospin e altro che vogliamo fare. Il salmone l'abbiamo mangiato ieri sera, per cui oggi tutta a base di carne. Qui ho anche preparato la gallina con un po' di giardiniera. Penso di aver finito comunque, spero. Che altro vi devo dire? Vi auguro un buon Natale per adesso. Buon Natale e buon pranzo! Adesso finiamo, eh. Ho finito di cucinare, c'è un mare di avanzi per stasera e per domani. Ora mi tocca solo pulire e poi mi potrò rilassare un po'. Voi come state messi? Io mi auguro che il vostro Natale sia stato tranquillo e sereno e in salute soprattutto. Per il resto, vada come vada, affronteremo tutto con calma per questo momento e per questo video, perché è bello lungo. Vi auguro nuovamente, vi rinnovo nuovamente gli auguri di buon Natale, che vi divertiate, che non abbiate troppi problemi e che non ve ne creiate per di più che non servono. E visto che ci sto e visto che domani comunque arriva Santo Stefano, auguri a tutti quelli che si chiamano Stefano e Stefania. Io per adesso mi rintano un pochino a tranquillizzarmi e poi ci vediamo prossimamente con le nuove ricette. Ciao!